antipasto, fichi e prosciutto. Taglio le estremità ad ogni fico e poi pratico delle incisioni a croce senza arrivare fino in fondo. Apro ogni fico come se fosse un fiore, eccolo qua. Metto un cucchiaino di zucchero di canna sopra ogni fico, ecco qui. Taglio il formaggio caprino a fettine sottili e con un cannello da cucina faccio caramellizzare lo zucchero di canna sopra ogni fico, sciogliendolo per bene. Formo una rosolina di prosciutto crudo e lo poggio sopra ogni fico e poi ci aggiungo sopra anche il caprino. Il mio antipasto con i fichi e prosciutto è pronto. Se vuoi vedere la ricetta completa, vai su YouTube, fai un bel like e iscriviti.